Chi vuole condividere? 200 volte migliori per Cristiano Ronaldo. Si è guardata l'emozione di Giroud! Giroud! Irrati va a rivedere le immagini. Ederson fino in fondo, calcia! 2-0 Salernitana! Parecchie domande! Alzano nella mia testa. Qual è il senso della vita? Che cos'è il calcio? Perché continuo a guardare la Serie A dopo Manchester City e Real Madrid? E soprattutto, perché faccio ancora il fantacalcio? Fatemi sapere nei commenti come vi è andato lo scorso turno e arriviamo a 3000 mi piace, ragazzi! Tra un mese come farete senza questi video? Come vi curerete da questa malattia? Fatemi sapere qui sotto nei commenti, ripeto, come vi sta andando e soprattutto se c'è qualcuno come me che oggi aspetta dopo 4 mesi il turno di recupero della Serie A. Mi dovrò guardare Fiorentina Udinese. Chi c'è messo come me? Detto questo, cominciamo. Seguimi nella piattaforma dove facciamo sempre in live i consigli del fantacalcio, perché non vi faccio sbagliare manco una formazione. Mancano 4 turni per alcuni, 5 per altri come me. Non potete sbagliare e lottate anche se tutto sembra finito. E la domanda fatidica prima di ogni episodio: da quale fantacalcio comincio? È arrivato il momento del Kaioken. Certo, il fantacalcio dove abbiamo fatto questa cosa nello scorso turno. Ma Leao! E il Milan è in vantaggio! Siamo 2 vittorie di fila. Sapete cosa vuol dire questo? Non siamo mai arrivati a 3! E sapete chi affronta questo turno? Colui che non schiera da 4 mesi! Colui che ha disinstallato l'applicazione del fantacalcio! Colui che ha fatto 8 punti nelle ultime 19 senza vincerne una! Gente che non gliene frega niente del fantacalcio, che è stata costretta da sequel a partecipare all'asta! Partiamo dal dubbio fatidico in porta. Consiglio vero. L'hai ripassata la lezione, Alessio. Consigli si mette solo con le grandi, quindi non ho messo Odero, che ha preso 5 col Verona. Ho messo consigli. Poi Dybala, occhio a Dybala, Dybala! Pareggia la Juve! Si gira, calcia! E la Juve passa in vantaggio! Ma come funziona il gioco? Difesa a 3, dai, per favore! Con questi basta, fa 66! Non fate cazzate! Biraghi, la Salernitana che... Rachmani 5,5! Bene, con l'Empoli ci mancherebbe! Di Marco 7, piedino vellutato. Volevo mettere la difesa a 4, ci ho ripensato! Sono un po' a corto di uomini! Sapete chi c'è al primo panchinaro? Vi mando un grande abbraccio. Centrocampo! Centrocampo, quindi di conseguenza chi ho schierato? Rimasto. Malinowski si è rotto! Giustamente, ormai a McKennie non è più un utente del pianeta Terra, a Gudelo! 5,5 in Torino Spezia per aprire le danze! Ma mi delizio anche con Zielinski, che non parte di titolare. Quando subentra il Napoli prende 3 gol, coincidenza? Io non credo! Io non credo, Piotr! Barella 6. Vabbè, 3-1, figurati se si poteva pretendere anche un 6,5. Ma andiamo con l'attacco! Sapete che ho lasciato in panchina, ragazzi? Moise Kean si gira, calcia! E la Juve passa in vantaggio! Il gol di Moise Kean! Ma come fai a prevedere i gol di Kean, che parte sempre dalla panchina? Secondo panchina. Almeno questo l'avevo previsto. Rigore, insomma, ribattuto. 6,5 alla fine. Ascoltate, basta fare un gol, per favore, per favore! Chiedo subito aiuto a lui, il sommo Dio! Io sono ineluttabile. Ma non sei tu, Arnautovic! No, non sei ineluttabile, sei squalificato! Vai! Carica il destro, poi va sul sinistro. Pempe! No, Rafa, non hai capito? Non abbiamo alternative. Carica il destro, poi va sul sinistro. Non tira! Pempe! Stracoscia! Forse la gravità della situazione non è chiara. Sono contro l'ultimo che lo schiera da 20 turni! Leao, il lancio per lui, Leao accelera, Leao al centro per Giroud! Grazie, grazie. Però non è finita! Mi rimane Joao Pedro. A sinistra, Joao Pedro. Si sposta il pallone sul destro, palo! Leo! Questo è l'unico gol che ha fatto, l'ha fatto con la Juve! Io non dovevo metterlo. Rimane l'ultimo nome. Rimane l'ultimo attaccante, mi rimane la gemma. Incontro l'ultima in classifica, la Salernitana! Gonzales! Che controlla, va a chiudere su di lui Mazzocchi, cross, colpo di testa! Tentativo di Cabral. Mi è rimasto Salernitana. Mi è rimasto Salernitana, quello che l'ho insultato a morte lo scorso duro, ma che potrà mai fare? Quello storpio. Pioli. Sì. Qualcosa!
Caio è storpio. Ah, non l'ha fatto giocare. Sapete che vuol dire questo? Mandragora? Ignato! E McKennie! Si gioca in 10. 57 e mezzo! Sputatevi in faccia, fetenti, puzzolenti, indegni di questa serie. C'è gente che vi guarda. Guarda chi ho affrontato. Uno che c'ha la difesa a 5 da 5 mesi. L'hanno lasciato lì, hanno buttato in mare il telefono. Con sta formazione. Multur, Colley, Bremer, Yoshida, doppia coppia della Sampdoria, per forza amico, una partita. D'Ambrosio, gli è entrato Gosens. Se non giovi non 10, va bene? Guarda chi c'hanno in attacco. Ragazzi, Bogacchi e Itabalde. Ma sapete qual è la cosa bella? Questi, non schierando da 4 mesi, praticamente hanno lasciato sempre in tribuna Duvan Zapata. Quindi mi sono evitato anche il loro gol. Ma pensa come stanno messi. Gli rimane il centrocampo e l'attacco. Dai, via, fidamela in fretta. Freuler col 6 e mezzo. Questo lì che manco gioca nell'Empoli. Spinge a destra. Il cross dentro ancora per Pinamonti. La ribalta l'Empoli. Vabbè, il portiere sicuramente avrà subito un botto di gol. Potenziale momento di svolta al Bentegodi. Parte Caputo. La parata ancora Caputo. Ancora! Muriel fino in fondo. Cross deviato, traversa e poi Pasalic. Ho veramente perso con l'ultimo in classifica che non schierava da 5 mesi e non ha vinto una partita nelle ultime 20. Me lo merito questo schiaffo. Me lo merito perché non è reale. Non è reale! Il prossimo turno affronto il penultimo. Che può succedere mai? Chiudiamo col fantacalcio della fossa e Mariani prima che ammazza qualcuno. Allora, ultimo turno, ragazzi. Abbiamo vinto in 11 contro 9. Eravamo noi in 11. Solo con un assist di Zappacosta. Lavoro, Zappo, Avigna. Vuole lo spot per il cross che arriva dentro. Scappini! Ho vinto. Penso che se il karma mi punisce sta partita, mi aspetto la fine. Chi affronta? Affronto il terzo in classifica. Il Romano. Dammi e s'abbracciamo. Come potrà mai andare questa giornata? Muriel fino in fondo, cross deviato, traversa e poi Pasalic! Ancora! Ancora! Cioè il primo gol della settimana di calcio l'ho subito 2 volte su 2. Sempre così! Se ho un giocatore contro in 2 fantacalcio, va giocato marcatore! Tanto gli altri sono questi. Non potranno mai farmi di male che Andreva Lazovic. Pereira non gli gioca, gli entra Prat. Si chiama Tammy e s'abbracciamo! Tifa Roma! C'ha Abram in attacco! Ha da lavori, non ha messo Pinamonti contro il Napoli. Ha messo Abram contro la miglior difesa della serie. Meno male che è Romano. Meno male che è Roma! Cross basso, Mertens! La tocca Vicario, ma non basta! Mertens. Berardi. Kyriakopoulos. Bella l'azione con Raspadori che calcia! E trova il gol del vantaggio! A me doveva punire! La difesa a porta. Ma quanto c'ha di punteggio? Questo arriva sopra i 74. Dai, se prende tutti i 6. Tomori. 4 e mezzo. Chi sta? Ha messo Milenkovic. 4 e mezzo. Quadrado! Non gli ha giocato. È Romano. Gli ha dato Smalling. E in porta aveva Audero! Subito solo un gol, non l'ha messo. E chi avrebbe messo al suo posto? Arriva anche Barella. Dumfries! Brozovic, una finta. Brozovic. Brozovic! Cross in area, colpo di testa! 3-0 Inter! Rui Patricio contro l'Inter! Ragazzi, ragazzi, ragazzi! 68 in me. Sapete cosa fare? Fossa! Anche se abbiamo vinto tutte le ultime partite! Non puoi sbagliare. La filastrocca come recita. Che sia giorno. Mike Maignan! Buon controllo di Milinkovic-Savic che mette il cross morbido dentro! Immobile! Dai Mike. Va bene così. E lascia troppo quello che stai provando a fare. Difesa, prego. Iraghi. Ancora. Poi vota. Poi non spezia che fai. Non metti. Per fortuna c'è la Zappa. A sinistra dove sono in due, la prende Zappacosta che mette il traversone dentro, colpo di testa! Un'altra volta, certo!
prima, il diagonale, il palo e il gol. Aaron Hickey. Ah, la Scozia. Hickey! L'hanno messo. Ma questi erano i tre difensori. Andiamo all'attacco. Cercavo solo. Basta! Basta! Togliete sta musica. Un pistolero fallito! Piontek non segna più. Quindi il tridente è finito. Ora metterò Giroud. Giroud! Che non farà un cazzo, come sempre. Ma non è finita, ancora Messias dentro. Giroud di testa! Eccolo! Eccolo lì! Lo riconosco da lontano 5 kg! Leao, il lancio per lui. Leao accelera. Leao al centro per Giroud! Ha pareggiato il Milan! Era ora, Oliviero. Ragazzi, centrocampo non abbiamo più nessuno. C'abbiamo McKennie-Rowe! C'abbiamo Castrovillino, Mandragora che non gioca, Elmas che non gioca, Veretù contro l'Inter, che ho schierato. L'anticipo di Zambo Anghissà su Verre, spinge Zambo Anghissà, Insigne a sinistra, riceve in croce il mancino. Come più gol di Mertens, ci posso avere pure l'assist di Zambo. Ma chi è entrato al posto di Mandragora? Io ho un sogno. I have a dream. Liam Henderson. Basta con sta musica, basta! Ma chi cazzo c'è in Scozia oltre a Hickey? Ma chi cazzo c'è? State scherzando, non ha mica segnato lui. Il 6 politico, il 18 all'università. Bairami controlla, entra in area. Bairami, palla che diventa buona per Henderson! Finita qui? Quel cross in area, colpo di testa! 3-0, Inter! Ma che è? Oh! Prolunga per Dzeko, schiaccia il pallone per Calhanoglu, che imbuca per Dumfries. Può andare Dumfries, arriva anche Barella. Dumfries! Come all'andata! Dumfries! Chiedete scusa alla botta delle variate! 5-1! Quinti in classifica! Come la Salernitana di Nicola! Le ultime 5. E solo chi vivrà, vedrà. Ragazzi, non mollate mai. La mia vita vigna, e zappo, 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 così mi trovate voi.